Questa è la confezione che contiene il mini compressore, come vedete è impresso sulla confezione, abbiamo il marchio TacKnife, giriamola, andiamola ad aprire per estrarre tutto quanto. Molto semplice, togliamo la protezione e come prima cosa andiamo a togliere quello che è il mini compressore nella sua comoda pochettina. Qui abbiamo anche il tubo di erogazione, manualetto di istruzione con degli accessori, un cavo da accendesignere per la nostra autovettura, un USB e non abbiamo più nulla. Come dire, abbiamo un piccolo assortimento, togliamo tutto, spostiamo quelli che sono i cavi per il momento, tanto non c'è nulla da vedere, sono due semplici cavi di alimentazione per il nostro mini compressore. Comodo sacchettino, l'apriamo, mettiamolo qui davanti e andiamo a vedere il nostro mini compressore molto compatto. Sul retro abbiamo qualche avvertenza da leggere, sul frontale abbiamo la parte di erogazione e delle luci, mentre sul retro abbiamo le parti per la ricarica e un'uscita USB perché funge anche da power bank. Sul lato abbiamo delle prese d'aria per evitare il surriscaldamento, un ampio display e andiamola ad accendere. Come vedete, abbiamo il LED della batteria, i numeri che ci andranno a indicare la pressione e mediante il tasto centrale sceglieremo l'unità di misura. Noi andiamo in barra. Come vedete, con il tasto più riesco a settare una pressione a me desiderata. Portiamolo al massimo e vediamo quanto riusciamo ad arrivare con questo mini compressore. 10 e 25, andiamo oltre. No, siamo andati un pochino troppo oltre. Torniamo indietro. Ah, arriva a un 10 barre 30, dunque una pressione molto elevata. Con il tasto accendiamo la luce, ricliccando abbiamo un'intermittenza per segnalare la nostra presenza. Ricliccando il tasto di spegnimento andremo a erogare quello che è l'aria, dunque a pressurizzare quello che è la nostra gomma. Andiamo ad avvitare il nostro cavo con innesto rapido. Come vedete abbiamo la levettina che, chiudendola, andrà ad aderire a quella che è la valvola. Smontiamola. Per evitare intralci, la mettiamo qui, il mini compressore lo appoggiamo sopra. Qui abbiamo il cavo d'alimentazione da accendisigaro e quello USB. Andiamo ad aprire la parte che riguarda il manualetto di istruzioni, andiamo ad estrarre, multilingua, e poi gli accessori che sono contenuti all'interno. Togliamoli tutti, mettiamo la bustina da parte. Qui abbiamo i due che in genere si usano per i palloni. Qui abbiamo l'adattatore per le valvole da bicicletta e un fusibile di ricambio. Un bel assortimento pratico per tutte le necessità. Ma ora andiamo a vedere il suo funzionamento. Ora andiamo sulla mia mountain bike. Ho già sgonfiato la gomma, aperto la valvola. Ora andiamo a innestare il nostro adattatorino, avvitiamolo, questo qui ci permette di andare sull'innesto rapido. Poi prendiamo il nostro mini compressore, avvitiamo il tubetto di connessione, una volta stretto leggermente con la mano andiamo con l'innesto rapido, molto semplice, basta inserirlo e poi spingere sulla levetta. Ora andiamo ad accendere quello che è il nostro mini compressore. Acceso, abbiamo una misurazione in bar e ora andremo a impostare quello che è la pressione desiderata. Andiamo su un bar e mezzo e ora basterà schiacciare il tasto di avvio. Naturalmente la gomma è a terra e non rileverà la pressione, passerà alcuni secondi e
E dopo vedremo sul display, come vedete, punto 40, 45, questo fino a 1,5 bar. Arrivato a 1,5 bar, il mini compressore si spegnerà in automatico. Naturalmente consiglio sempre, non arrivate alla pressione impostata, controllate a mano, cioè almeno su una mountain bike, che la gomma sia di vostro gradimento, la pressione sia giusta. Infatti spengo per un attimo, controllo la gomma, posso arrivare oltre e riavvio. Controllate sempre. Arrivato a 1,5 bar, si stop. Barra 6. Spento il mini compressore, teniamo schiacciato, si spegne. Leviamo il rinastro rapido, il raccordino che ci permette di andare sulle valvole da bicicletta, controlliamo la pressione. Per me va bene, chiudiamo. E abbiamo terminato. Molto semplice.